L'affido familiare è una misura temporanea della teorica durata massima di 2 anni, prorogabile in base alle necessità regolata dal codice civile, che permette a una famiglia, una coppia o un singolo di accogliere un minore, la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà o di crisi, tale da impedire l'accudimento del bambino o del ragazzo stesso. I Lions Club di Gela, Caltagirone e Mazzarino hanno organizzato un incontro per parlare di questa tematica particolarmente delicata, ma troppo spesso confusa con l'adozione. E vuole essere sicuramente uno sprone in più per quelle famiglie che vogliono dare un aiuto quanto più possibile a questi ragazzi disagiati. Poter utilizzare questo strumento è fondamentale, ma ancora più fondamentale è divulgare e far conoscere questa normativa che ha parecchi anni. La legge non prevede vincoli di età degli affidatari rispetto al minore, se non la maggiore età. Chi desidera offrire la propria disponibilità ad accogliere un bambino attraverso l'affidamento familiare deve rivolgersi ai servizi sociali del proprio territorio o alle associazioni che si occupano di questo specifico campo, che, attraverso una serie di incontri e colloqui, valutano l'idoneità dei richiedenti. Se tutto va bene, gli aspiranti affidatari vengono inseriti all'interno di un apposito elenco ufficiale in attesa dell'affidamento di un bambino. Tutti i Lions d'Italia parlano di affido, sensibilizzando su una misura poco conosciuta, spesso confusa con le adozioni, ma di cui c'è tanto bisogno di parlare, c'è tanto bisogno di sensibilizzare. È realmente una scelta d'amore, perché è una misura temporanea, quindi quando si accoglie per un po' di tempo, si prende per mano un bambino per un po' di tempo, si sa già che non sarà qualcosa di definitivo, che presto tornerà dalla sua famiglia. E quindi lo dobbiamo accompagnare in un percorso di miglioramento della sua situazione, prendersi cura dei bambini e prendersi cura della società, lottare per qualcosa di migliore. L'affido veramente può essere, se utilizzato bene attraverso un progetto di affidamento ben strutturato, può essere sicuramente una misura efficace che può consentire al minore di vivere in un contesto adeguato a quelli che sono i suoi bisogni in una fase di crescita estremamente delicata.